un 3-2 che ha consegnato la coppa alla Dinamo Kazan, però la Iomaia ha dato tutto. Ma io credo di sì, credo che abbiamo dato tantissimo, ci siamo esposti, abbiamo spinto in maniera come poche volte, come avevamo fatto sempre contro le squadre che ritenevamo essere molto forti, molto blasonate, lo abbiamo fatto anche grazie al sostegno del pubblico che è stato meraviglioso. E che cosa è mancato? Che quando ci dobbiamo prendere dei rischi importanti, perché siamo consapevoli che la squadra avversaria non ci sta concedendo neanche una virgola, ovviamente qualche errore di troppo ci scappa e ci è scappato, punto. Forse sul 2-0 insomma ci si credeva. No, ci si credeva anche sul 2-1, ci si credeva anche sul 20 pari del quarto set, ci si è sempre creduto, però chiaramente il fatto di crederci non dà per scontato niente, perché siamo di fronte a una squadra molto più esperta dal punto di vista nei confronti internazionale, quindi chiaramente anche loro ci credevano sul 21 pari. Noi eravamo anche molto giovani, anche da prima l'ha sottolineato, anche l'ingresso di Negretti è stato bellissimo. Ma si vede da questo, la Beina, è così che la chiamiamo, una volta fa un ingresso strepitoso, un'altra volta ha fatto un ingresso dove ha manifestato delle insicurezze. Questa è una delle cose più normali che ci possa essere con giocatori che hanno poca esperienza, cioè la prima cosa che stabilizza l'esperienza è proprio la prestazione, la lucidità e il come vivere i momenti di tensione, di conseguenza questo non mi spiazza di sicuro. Invece Martinez, insomma, così. Martinez è stata bersaglio anche all'andata, è stata bersaglio della loro battuta, questo l'ha fatta un pochettino patire da un punto di vista anche mentale, e quindi chiaramente sono venute fuori due prestazioni un pochettino al di sotto di quello che ci ha fatto vedere mediamente durante il campionato. Ora si ritorna in campionato, playoff, da una parte a Cremona mercoledì, ecco, bisogna ribaltare anche lì, bisogna vincere per forza. Sì, non c'è dubbio, bisogna vincere per poi andare a giocare la partita il giorno dopo, quindi è veramente un programma tosto da ogni punto di vista e vedremo, di sicuro dovremo ricaricare le pile sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. E ci tenevamo tantissimo a questa manifestazione, soprattutto ci tenevamo a fare una bella prestazione, quindi a far capire che non era in nessun modo scontato il risultato solo per il fatto che avevano vinto all'andata. Credo che ci siamo riusciti, credo che abbiamo messo un po' timore alla squadra russa e niente, però ci abbiamo speso parecchie energie che dovremo ricaricare per mercoledì, perché mercoledì è molto molto vicino.